Il Campidoglio, dopo aver conosciuto gli splendori della Roma antica, era ridotto nel Medioevo a pascolo di capre, tanto da essere chiamato Monte Caprino. Ciò durò fino al 1536, quando Michelangelo, per ordine di Paolo III, sistemò la piazza all'incirca come oggi. Non tutti i suoi disegni erano stati rispettati dagli architetti che continuarono l'opera del grande fiorentino. E fu allora che la fronte del palazzo senatorio, che guardava verso il foro, fu voltata nella posizione attuale. Due anni dopo fu posta nella piazza la statua equestre di Marco Aurelio, stupendo esempio di scultura imperiale. Originariamente la zampa del cavallo, che levata in aria, appoggiava sulla testa di un barbaro abbattuto e la statua era completamente dorata, come appare dai testi che ancora sussistono sul mantello e sul volto dell'imperatore. Una leggenda dice che quando l'oro sarà tutto riapparso, allora canterà la civetta, così si chiama il ciuffo di peli fra le orecchie del cavallo, e avrà inizio il giudizio universale. La statua si trovava sulla piazza di San Giovanni in Laterano, esattamente dove è oggi l'obelisco, ed era chiamato il cavallo di Costantino, perché il cavaliere creduto Costantino il Grande era rovinato a terra. Sisto IV la fece restaurare sul posto e fu solo nel 1538 che Michelangelo la volle con felice intuito sulla piazza Capitolina. Quando si trovava nella piazza di San Giovanni, ai suoi piedi fu gettato il cadavere seviziato dell'infame antipapa Bonifacio VII, ucciso a furor di popolo nel 985. È curioso notare come le varie calamità di numerosi saccheggi subiti da Roma nel corso dei secoli, che hanno visto la rovina e l'asportazione di tanti capolavori d'arte, abbiano risparmiato la statua di Marco Aurelio. Forse per questo il popolino le ha sempre attribuito poteri soprannaturali e magiche facoltà. Dal Campidoglio sono passati i maggiori personaggi del XX secolo: Mussolini, De Gasperi, sindaco comunista Petroselli e tanti altri personaggi della storia moderna, fra cui anche la regina madre Elizabeth nel 1959 e la regina d'Inghilterra Elisabetta nel 1961. Solo una minima parte della piazza più prestigiosa del mondo ricade in territorio italiano, e del resto la piazza stessa non fa parte dello Stato italiano, bensì della Città del Vaticano. La fascia confinaria fra il nostro paese e lo Stato della Città del Vaticano, non senza sottolineare il carattere di accesso monumentale alla Basilica del Principe degli Apostoli, che la piazza assume dopo l'architettura mirabile di Gian Lorenzo Bernini. La parte rimasta in territorio italiano è oggi detta Piazza Pio XII. Il Papa del periodo bellico, che si adoperò per la salvezza della città, tanto da essere nominato Defensor Civitatis.
La piazza copre parte dell'area delle antiche piazze Rusticucci e Scossa Cavalli e racchiuse com'è fra due avancorpi dei moderni palazzi costruiti al termine della Via della Conciliazione, sembra quasi far anticamera alla Piazza San Pietro. I due palazzi simmetrici che si fronteggiano ospitano congregazioni ed uffici religiosi.